Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di QuelTaleale, eccoci qui di nuovo con Saints Row. Allora, questo è un bastardo dell'altra gang, è un bastardo dell'altra gang, gli spezzo le mani. Lo so, l'ho riconosciuto, gli spacco la faccia. Ok, adesso possiamo. Abbiamo guadagnato dei soldi anche. Ok, adesso ci stanno sparando, ci stanno sparando. Merda, merda. Scatato il caos. Effettivamente. Hanno chiamato gli amici. Un po' tanti amici. Dove cazzo miri? Complimenti per i vestiti. Vabbè, oh, ma che cazzo state fuori? Guarda, questi si stanno attrezzati, mamma mia. Merda. Ok, forse conviene andare via. Magari con una loro macchina, giusto per. Guarda sti bastardi. Questi proprio lanciano bombe a cazzo. Oh, scusi, policeman. Non l'ho fatto apposta in realtà. Ok, siamo morti. Perché andiamo così piano, cazzo? Ma che cazzo è? Guarda qua, proprio a grappoli di. Allora, stiamo calmi, cerchiamo di attivare una missione. Come può essere, ad esempio, palla di fuoco. No, però farei prima guerra virtuale. Palla di fuoco, non so se. Guarda che cazzo sta succedendo. Vaffanculo. Ah, non gli abbiamo fatto niente. Non ho capito assolutamente niente perché giustamente non è che potevo fermarmi a leggere. Però vorrei prima cosa trovare un veicolo. Signora, lei è tra un fuoco nemico, quindi non so se. Fanculo. Vabbè, questi continuano ad arrivare a flotte, quindi è meglio che me ne vado prima che mi spaccano il culo. Magari una ricaricata. Giusto per. Vai con questa che la vedo molto sportiva. Via. Seminiamoli. Magari senza prendere i muretti, che forse ci riusciamo meglio. Facendo posti di blocco addirittura. Vabbè, scappiamo, va. Non è il momento di farci inculare. Stanno facendo dei posti di blocco addirittura. Cambia radio, per favore. Tutto è scattato perché io là ho pestato uno per strada. Cioè, mi sembra proprio il caso. Posso comprare questo edificio? Facciamo un po' di investimenti, dai. Quanto costa? Quanto mi costi? 10.000? Sì. Casino ci siamo comprati. Il Chupacabra. Casino. È più un casino che un casino, ma va bene. Andiamo, va. Guarda, sto figlio di Troia. Parcheggiamo qua, che fa? Scusate, potete andarvene a fanculo. No, io con questa non posso tanto tamponare perché mi arano. Vabbè, andiamocene, va. Quella zona è ancora un po' troppo ostile per i miei gusti. Guarda sto figlio di Troia. Attenzione, ah, ok, perché non c'era for sale l'altra volta. Quanti soldi abbiamo? Ci esce qualcosa? Quanto mi costi? Eventualmente 5.000 ti compro. Non ti ho comprato, ho saltato. Sì. Grande, grande. Magari anche riforniamoci nel caso. Ma neanche no. Anche no. Stiamo attrezzati. Ok, ciao. Proseguiamo per dove dobbiamo andare, va. Oh, che cazzo di suoni. Mo' calo e ti sparo. Solo perché c'era il policeman. Ti sei salvato. Vabbè, dobbiamo andare qua, cioè, andiamoci dritti per dritti, no? No, non proprio dritti per dritti, perché giustamente c'è. Merda. Porca troia. Se costeggiamo. Riusciamo a risalire da qualche cazzo di parte? No. Merda. Ok, raggiungi la costa.
Mezzo, un veicolo. Veicolo. Che cazzo, sempre dei barboni passano quando mi serve un veicolo. Scusa, eh. Abbi pazienza, te ne ricompri uno che è sicuramente meglio di questo. Guarda quello, ma che cazzo è? Ma per favore, dai, comprati una macchina seria. Stiamo rifacendo la stessa cosa, no, non è vero. Sto per ributtare un'altra volta in mare. Piano, piano, frena, cazzo. Questo lo dobbiamo riportare al tipo. Ma se facciamo così senza seguire. Che non girano però queste macchine. Invece di fare tutti quei giri, noi facciamo una scorciatoia molto più sportiva. Già entriamo proprio così. Not really. I hate people. Not yet. Power leveling. I can't help you take down the Deckers until I know where they're hiding. So I wrote a program that tracks the user's physical location while they're logged on. Just play the damn game and I can pinpoint where the Deckers are in real life. Vai. Vediamo che ha fatto stati. Ok. Freccia per il cyberspazio colpendo bersagli dai evitando il firewall prima dello scadere del tempo. Devo evitare questi. Prendendo questi. Presumo. Merda. Fa molto coso. Vabbè, non mi ricordo come si chiama. Merda, proprio quell'altro che era forse un po' più. Ok, piano, piano, piano. Non so se chi. Cazzo si chiama Tron, una cosa del genere. Boh. No, non posso assolutamente leggere. Molto. Oh. Posso le. Vabbè, non ho pallida idea, però va bene, dai. È andata bene. Pala di fuoco completata. Ok. Ma non era guerra virtuale questa. Ha sbloccato un'altra parte dell'attività palla di fuoco. No, era palla di fuoco, vabbè. Ok, allora. Adesso direi che possiamo provare magari un'altra di queste, oltre a palla di fuoco. Palla di fuoco è quella che abbiamo fatto. Ma secondo me c'è stato qualche problema tecnico-tattico. Proviamo questo, va. Allora, veicolo. Va bene questo, sì. Ci piace. Usciamo in modo sportiveggiante dai vicoli. Investiamo un po' di gente. Siamo 1000 km dal. Scusi. Dall'obiettivo. Vabbè, piano piano ci arriviamo. Piano. Ok. Merda. Oh. Scusi. Vai, andiamo con musica classica, proprio. Leggera controtendenza allo stile del gioco. Questo è mio, quindi cacciate i soldi, mi raccomando, andate a spendere soldi al casinò. Piano, scusate, scusate. Piano, piano, che cazzo sta succedendo? Favore. Occhio al tipo con la moto, esatto, questo. Permesso. Occhio, scusate, scusate. Oh, pelà. Basta, è pericolosissimo fare capannelli lungo la strada perché si rischia di essere investiti.
pala di fuoco. Elimina le persone auto per arrivare al traguardo in tempo e guadagnare soldi e rispetto. Che devo fare? Elimina persone auto. Come? No, devo girare di là. Cazzo. Oh, ah, così le devo eliminare. Perfetto. Quindi va bene anche facendo una cosa del genere. Sto sbagliando strada in modo estremamente clamoroso comunque. No, vabbè, aspetta, che cazzo. Riprova o esci dalla modalità. No, vabbè, sti cazzi. Facciamo così, va. Avevo un attimo sbagliato, scusate. Avete pazienza. Messo. Sì, ma un secondo è poco. Qualcosina in più. Ok, piano piano. Scusi, vedo più la strada, sinceramente. Ok, una strada buia, vuota, senza auto da far esplodere, non mi sembra il caso. Non gira più. Dove cazzo devo andare? Ah, ho finito. Completata palla. Ah, era questa palla di fuoco. Quell'altra era guerra virtuale. Vabbè, così. Ok. Modalità con me va bene, sì. Abilità, andiamo su altre missioni per vedere un po'. Occhio della tigre. Direi di fare quello, dai. Occhio della tigre, proviamo. Proviamo anche quello lì. Vai. Subito un'auto. Siamo all'ultimo test. Scusi. This time, all I want you to do is drive around. Yes? Why even to master your fear. Oh, oh, no, no, oh, scusate. Vestito un po' di policeman, stavo cercando di leggere qualcosa. Scusi. Oh, merda. Guida veloce con prudenza per tenere allegra la tigre e aumentare il tuo coraggio. Ma dove devo andare? Scusate. Furia animale. Merda. Ah, devo guidare in modo sportiveggiante. Oh, ma vaffanculo. No, ma che cazzo fai? Fermati. Maledizione, ma possiamo guidare con una tigre? Cioè, non mi sembra proprio il caso, scusate, eh. Ma devo guidare per una vita. Vaffanculo. La smettiamo di graffiarci? Guarda che ti faccio scendere, a costo. Ti sto dando uno strappo, quindi per favore non mi rompere i maroni, eh. Te lo dico in amicizia. Ok, stai calma. Stai calma. Figlia di una gran tigre del Bengala. Guarda che ti faccio scendere, scusate. Permesso. No, non la faccio incazzare, non la faccio incazzare. Investendo la gente perché è suscettibile, salve. Come va? Tutto bene? Oh, porca puttana. A casa tutto a posto? Sono difficoltà nel parlare con i parenti? Non ti vogliono accompagnare a fare la spesa. E ci credo, cazzo, sei una troia. Ok, abbiamo un attimo deviato sulla... Merda. Siamo coraggiosi però, siamo estremamente coraggiosi. Scusate, ci stanno quelli che ci inseguono. Un attimo. Scusi, police. Vaffanculo, sono figlio di troia. Ma che abbiamo bucato, no? No, non abbiamo bucato. Salve. Direi che abbiamo finito, no?
Dove cazzo siamo andati a finire comunque? Ok, è andata bene, perfetto. Scorta la tigre, beh, giustamente. Parte scorta, guarda la posizione sulla mappa, ok. Amico Angel della Muerte, trovi Angel nel menu telefono, ok, ti aiuto in combattimento. Vabbè, a questo punto ragazzi io direi di fare magari il video un pochino più breve, perché abbiamo fatto un bel po' di missioni. Affronta la paura? Affronta la paura, dai. No, mi sa che la... Vabbè. Andiamo alla palestra, vediamo se magari ci fa fare una missione un po' più breve. Oh, scusa. Piano. Volevo tagliare, ma non è il caso. Vai al casino di Angel. Ma se nel frattempo noi ci compriamo anche un po' di roba qua. Cioè ci compriamo proprio il negozio. 5.000, vai. Acquistiamo tutto, acquistiamo, siamo... Dobbiamo investire nella città. Vai. Abbiamo 4.000, ok, stiamo spendendo un po' troppo, vabbè. Spero che queste rendite rientreranno pian piano. Questi investimenti fruttino un attimo di soldi. Poi compriremo anche qualche chirurgo, così, a caso. Siamo arrivati, piano. Ah, è la nostra... No, ok. Devo entrare? No. ho capito, ma una tigre, dare uno strappo a una tigre, effettivamente. You mastered your fear. You're ready to face Kilbane, but the luchadors must still be dealt with. You know where to find me if you need more training. Ah, ok, era giusto per parlare così. Niente di più. Vabbè, dai ragazzi, a questo punto noi ci vediamo con il prossimo video di Saints Row. Spero che questo episodio vi sia piaciuto, abbiamo fatto un bel po' di roba, abbiamo dato uno strappo a una tigre e ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Quel Taleale.